Mi fai ancora. Dopo parliamo. Hai visto Paolo? C'era Paolo, mi sa. Valda? Maldini. Adesso? No, era qua. Non era qua. Guardare la partita, mi sa che era qua. Tua camera dove era? Ah, tu eri a questa parte. Adesso rifanno tutto, sì. Hanno iniziato. Dove là. Sei tu? Su? Boss. C'è quella lì, quella grande? Ci siamo? Certo che ci siamo. Camera di boss fa ridere. Camera del boss fa ridere. E rende l'idea anche. La camera di Berlusconi. Ah! La Big camera boss. Costruita, esatto. E adesso ci sta lui? E adesso ci sta lui, dove vuoi che stia? E ai tuoi tempi chi ci stava? Ai miei tempi ci stava lì, ci stavano, essendo tanto grande, ci stava Rino, eh? Abbiati e Brocchi, la tripla quindi è un trilocale. Sono palcato. Loro. A proposito, benvenuto a 23, Massimo Frosini, era il tuo numero, 23 si può leggere anche come 11 PM, 11 è il numero di Zlatan Ibrahimovic. Questa è... No, cercavo un'apertura all'altezza dell'intervista, okay, che stiamo per andare a vedere. Da quanto è che non andavi a Milanello? Guarda Marco, c'ero stato forse un paio d'anni fa quando c'era Rino allenatore, eravamo stati lì a trovarlo con Andrea Pirlo, Oddo. E però non so se questa volta qui mi ha fatto quasi più sensazione, eh? Sì. E ti hai emozionato? Sì, quasi, non so perché, se più dell'altra volta, però onestamente tant'è che siamo partiti con l'intervista in un modo che magari mi era venuto in mente di partire in un modo, poi ho cambiato perché quel posto lì secondo me è veramente magico e per me ritornare lì, nonostante ci fossi già tornato, però da che ho smesso di star lì, era secondo me la terza volta che ci tornavo. Sei andato lì con un'idea, avevi in mente come iniziare l'intervista e poi sei andato dove ti ha portato il cuore. Vediamo? Vai. Dai, prima parte. Fa la faccia da duro. Stai facendo la faccia da duro. Ti metti tensione quella roba lì. 3, 2, 1, via. Ma anche perché io stamattina salgo in macchina e comincio a pensare cosa gli dico, come glielo dico. Ed ero un po' teso. Poi tu? Emozionato, aspetta. Poi comincio a fare la strada per arrivare qua e capisco che sono emozionato anche per entrare con Milanello. Perché qui non ci entro. Te lo ricordi, eh? Sì, ma è vero, eh. E allora no. Allora dico, cioè, che effetto ti fate? Perché io qui ci ho lasciato un pezzo di cuore. Tutte le volte che entro qui per me è una roba strana. Te che effetto ti fa? Qua l'effetto che mi dà è che mi sento a casa. Ah! Che qua... Hai letto quello che ti volevo dire, perché ti avevo... No, giuro. No, serio, mi sento a casa qua e poi quando sono qua faccio tutte le cose che bisogna fare, ma non sono in fretta di andare a casa perché sono già a casa. Allora prendo tempo, faccio le mie cose, poi ero qua 10 anni fa con voi, grandi giocatori. Ti ricordi il primo giorno che sei arrivato? A te non ti ricordo come calciatore, però mi ricordo faccia. La tua faccia. Sì, sempre il solito. Ci posso dire parlo anche, sì. Il primo giorno te lo ricordi? Scherzavo. Primo giorno, no. Cosa è successo prima? No, io del mio primo giorno mi ricordo tutto. Mi sa che primo giorno abbiamo fatto tanto. Con Robinho, conferenza stampa. Tu il primo giorno fai una cosa. Centro. No, tu il primo giorno fai una cosa qua. Fai test, ti ricordi? Ah sì, test di forza, sì, record, qualcosa. Non ti ricordi il primo giorno, però ti ricordi che hai fatto il record. Quello mi ricordo. E Daniele Tognaccini è venuto su e ha detto, questo è un mostro, questa è una bestia. Sì, sì, poi senza riscaldamento, niente ho fatto. Mi ricordo bene, era macchina di press. Però quanto era bello, Molto, quando eravamo molto qui. Bello perché settimana prima abbiamo giocato Barcellona-Milan. Poi settimana dopo ero con voi. Barcellona-Milan, io ero... Ti ricordo, io ti venivo vicino mentre giocavamo. No, ma eravamo in tunnel. Tutti dicevano, dai, sì. Vieni dietro con noi. Dai, che siamo arrivati solo per portarti a Milano. A un certo punto a me mi ha detto, lascia perdere, gioca. Che volevi giocare, volevi fare bella figura, evidentemente. Ma dopo invece sei arrivato veramente, sei arrivato. Sì. No, elettricità tutto... pazzesca quando sei arrivato qua. Sì? Sì. C'era Galliani era carico. È venuto a casa mia a Barcellona, ha tolto la giacca, ha detto io non mi muovo da qui fino a che tu non vieni con me. E c'era Elena, diceva, ma questo qua chi è? Ho detto,
persona importante. Però eri contento. Futuro. Quando sei arrivato eri contento. Io sì, no, molto contento. Perché era un momento in Barcellona così, non si capiva bene com'era la situazione. C'era qualche parole da uno, poi da un altro era differente. Allora ho detto... Quella roba lì non ti è mai andata giù, la roba di Barcellona. Ah, perché ma non c'è ancora risposta. Non ce l'ho ancora risposta di... Cosa era il vero problema? Quello è cosa che ancora oggi non capisco che problemi erano. Se c'era problemi, si risolve. Non lo so ancora oggi che cos'era. Allora sono stato io l'uomo, ho detto va bene, se c'è problemi, che non so quali problemi sono, allora me ne vado. Risolvo io cose che non lo so neanche che cosa devo risolvere. E poi c'era Milan, c'era altre squadre, però ho detto Milan, conosco Milano, tempi da Inter, la città mi piace tanto. Poi grande club come Milan, se Milan ti chiede per il tuo servizio è normale che ti stimola, che significa qualcosa. Poi con squadra che c'era, giocatori, calciatori che erano qua, era solo positivo, stimoli, tanti stimoli, perché ho detto vado, firmo per Milan e giocare con questi giocatori e spero che facciamo qualcosa. No, speravo, sapevo. Perché noi non vincevamo da un paio d'anni, Ti è sempre piaciuto andare? Sì. È una sfida, questa sfida mi piace perché quando gente parlano incontro, allora mi carica, mi dà energia, mi dà motivazione, mi dà adrenalina per non convincere, però dimostrare che non è come dicono. Perché come che dicono? Dicevano che squadra non poteva mica, sempre questo contrario. Invece se lavora in silenzio e si dimostra in campo con anche prestazione. E anche per quello che sei tornato quindi? Sì. Poi con i tempi di Juve, Inter, allora ho detto con Milan, se ho vinto con loro vinco anche con Milan. No, che sei tornato adesso perché... era un'altra situazione. No, lo so, però sempre... Era più una situazione... Va bene, 10 anni fa la situazione non era come adesso. Questa è un'altra sfida, per portarlo dietro dove deve essere. Poi era una sfida che dicevano no, è difficile, impossibile, che queste cose mi caricano, mi dà, queste sfide mi piacciono, perché se riesco a fare una cosa così, secondo me è più grande di giocare in una squadra che è già top e tu entri già in questa squadra top e la storia solo continua. Invece qua la storia è contrario. Qua devi portarlo dietro al top e farlo capire ai giocatori che cosa significa essere al top. Ma non avevi paura un po'? No, se avevo paura non firmavo. Era la stessa situazione quando ho firmato per Manchester United, che hanno detto che sei troppo vecchio, il ritmo di Premier League è troppo alto, hai solo di perdere. Allora, faccio il contrario quello che tutti dicono. Faccio il contrario di quello che tutti dicono. Sfida, l'avrà detto, la parola sfida l'avrò utilizzata 6, 7, 8 volte in questo spezzone, perché forse l'idea, proprio il senso della sfida che lo tiene sempre su questi livelli e lo tiene ancora su questi livelli. No? Secondo me sì, ma vedi già quando gli parlavi del tornare ad aver paura, gli cambia lo sguardo, gli cambia la vista. Come per dire, come osi esatto. Dire, infatti. Osi qualcuno osa pensare che io non riesca a fare una cosa. Vive di quello, è la benzina che lo ha sempre animato, lo ha sempre stimolato, è riuscito ad andare sopra a mille cose, poi è questo. Ma la storia del record, scusami, il primo giorno d'allenamento... Quella era vera, Quando arriviamo a Milanello ti fanno i test, si chiama isocinetici, praticamente ti mettono in una macchina, tu devi contrastare la forza che la macchina dà e viene fuori un valore relativo alla tua forza. E lui senza riscaldamento l'ha spaccata la macchina. Senti, a distanza di anni lo hai trovato cambiato? Sì.
Sì, alla fine Marco l'abbiamo visto un po' tutti, nel senso quello che vedevamo in partite di un giocatore cambiato, di un uomo cambiato. Tutti secondo me cambiamo. Non puoi essere lo stesso di 10 anni, ma non puoi essere neanche così tanto diverso. Cioè era il fatto di essere alimentato dalla sfida, dall'obiettivo, anche dalla provocazione, quello sempre ho avuto la sensazione di viaggiare sempre sul filo della provocazione, anche durante l'intervista. Però è più maturo, se vogliamo dire, è un uomo più maturo, più consapevole del cambiamento, ma non per questo coraggioso o se stesso. In questa seconda parte parliamo proprio di questo, del cambiamento. Vediamo. Senti diverso? No, io sì. Ti dico, quello che vedo io... molto diverso. No, molto tu diverso. Sei diverso. Cioè, se io mi ricordo qua, quello che facevamo noi, e già ridi. Il livello era alto. Cioè era molto alto. Qua andavo a 2000, era un altro tipo di giocatore, quando parlo di me, perché ero più... Potevo fare cose che faccio oggi, potevo fare 10 volte più, ma in un altro modo. Per esempio, 10 anni fa andavo basso per portare pallone. Oggi non lo faccio, perché oggi, quando sono in campo, sto pensando: se vado basso perdo energia e non riesco a aiutare squadra, dove devo aiutarlo? E dove? Avanti la porta. Sì, però sei anche cambiato, secondo me, cioè prima, quando giocavamo con te, alla terza palla alta che arrivava, tu ci mandavi beatamente a quel paese e tu volevi giocare. Sì. Adesso ti arrivano, capita che ti arrivino palle alte, capita che ti arriva palloni sporchi, tu sì, lo metti però... giù. No, quella in te. No, no, aspetta. 10 anni fa, se non mi arriva perfetto, no, con quelli giocatori che abbiamo, c'era. Allora non andava bene, perché era un'altra qualità, un altro tipo di calciatore. Adesso giochiamo un altro modo. Però. Ti sei messo a disposizione, questo voglio dire. Sì, non sì, era no, scontato. No, no, no. Io non avevo la certezza che tu l'avresti fatto. Nel senso, no, che tu mi hai già detto, non lo so, ma io non ho. Ma perché? Bravo, vedi, perché? Per quest'anno non eri tanto positivo. Non è che non ero. Ti ho detto, non ero ti preoccupare, ci penso io. Bravo, mi hai convinto non a parole, perché a parole coi fatti mi hai convinto. Perché io pensavo, e tu mi ricordo te che venivi qui, già dal Torello era una battaglia. Cioè, ti ricordi i Torelli che facevamo qui? Era. Le partitelle. Ma ancora tu, oggi e io è mi, così. No, aspetta, e io vedevo te che prendevi energia da queste cose, cioè che ti piaceva proprio la sfida, vivo, la competizione, bravo, e ci facevi sentire vivi anche a noi. E io mi chiedevo, quel tipo di giocatore lì, quello che viene qui e fa quelle cose, e urla contro tutti, manda quel paese tutti, è ancora, perché se è ancora quello, magari non si... Aspetta, il mio ragionamento era, se lui viene qui e si aspetta di trovare quella situazione, magari si trova in difficoltà. Invece tu hai dimostrato... Dipende da ognuno, perché quello, non dico vecchio Milan, però 10 anni fa c'erano personaggi che aveva più status, aveva più personalità, più grandi caratteri, perché era un altro ego che ti andava incontro, però oggi faccio uguale e forse ancora di più, perché ho un'altra esperienza, però un altro balance, perché se noto con uno che non ce la fa, allora cambio strategia contro lui. Però prima non eri così. No, prima trattavo tutti uguale più o meno. Sì, però... Perché anche il mio modo di essere, perché dico sempre, tu devi essere quello che sei, non ti posso cambiare, perché se ti cambio come sei, non ti esce quello che sei. E tu devi essere te stesso. Poi tatticamente queste cose, quella è un'altra cosa. Però la persona deve essere se stesso. Poi ovvio, quando sei più giovane, sei più... Va bene, sei più rock and roll. Adesso sono più... Capisco più di situazione che c'è al momento. Se metto pressione a squadra, sì. La fai ancora? Sì, ancora di più. Se accetto un passaggio sbagliato. No, ma aspetta, no? Se accetto un passaggio sbagliato, no. Se chiedo tanto, sì. Se non ti alleni bene, ti dico qualcosa, sì.
Questo dico anche io, non bisogna che i miei compagni dicono che sì, se sbaglia, se incalza. No, no, ancora oggi. Ma qualcuno dipende dopo da te come lo confronti e poi come lo prendi. Perché secondo me come ti alleni e come giochi. Se tu ti rilassi in allenamento, ti rilassi anche in partita. Mia filosofia è questa. Poi forse per i brasiliani è differente. Si allenano tranquillo e giocano partite spettacolo. Però tu hai detto... Però la squadra qua, secondo me, lo prendono bene, hanno preso bene perché loro dicono fai vedere strada e ti seguiamo. Quello che poi mi chiedo io è, quando c'eravamo quel gruppo lì, c'eravamo noi che ti stuzzicavamo anche. Sì. Cioè che ti stimolavamo. C'era qualcuno, dai senti, con Clarence era un'altra esperienza, perché voi avete già vinto tanto, eravate già a un livello top of the top. Con voi era solo portare fuori ultimo adrenalina. Sì, però... Perché era un... per motivare più l'individuale, non collettivo, individuale, perché avete già vinto tutto. Invece io volevo vincere ancora, anche mentalità in quella squadra era vincente. Però era solo un discorso di portare fuori ultimo adrenalina, perché eravamo tutti, no, noi no, però c'erano tanti che smettono o non smettono. Allora per far uscire ultimo adrenalina arriva uno che caricava tutti. Però anche il contrario. C'era qualcuno che ti caricava te? No, ma c'erano tanti. Sì. Seedorf è un grande personaggio, uno dei più forti calciatori che ho giocato con. Però aveva un carattere anche. Però mi piace. Perché è sempre quando lo dici a qualcuno e non ti risponde. Invece Seedorf ti risponde. Però mi piaceva, perché mi caricava. Vediamo se ti ricordi. Però non è la volta che ti ha risposto di più. Aspetta un attimo. Non la volta dico che ho sempre ragione io. Non lo quasi. Dico questo, no, non dico che ho ragione, però lo dico mia versione, poi dopo c'è un altro partner che lo dice qualcos'altro, poi c'è un balance, chi ha ragione o no, però anche emozione e momento, poi questo è parte della squadra, lo sai anche tu bene. Ha avuto ragione. Quante volte ti ho ammazzato in campo? Mai. Perché sei sempre stato perfetto, no. No, però io ero uno di quelli che... Quando il mister dava le pettorine, le casacche, io ti volevo giocare contro. Ti volevo giocare contro per batterti. Questa è stata... E quante volte? Molte volte, molte più di quello che pensi te. Molte più di quello che pensi io te. Io ho una rata di partitelle in sì. Allenamento. 99% vinco le partite. Ti dico io. Questa. Se ho perso, forse era 1%, quello che tu dici adesso. Non ci credo. Va bene, lo basso un po', 95. Ma perché sempre... Io. Guarda che la realtà non va confusa. Va bene, parliamo con altri compagni che erano in squadra a quel momento. Ricordo molto bene che partite 90-95% se vinceva. Era mi ricordo dopo la partita in spogliatore com'era quando vinceva. Era un guerra. No, per quello, no, ma adesso senza tornare a fare... Dimmi come stai fisicamente. Bene, sto bene. Perché ridi? No, perché rido. Perché? Di perché ridi. No, mi sento bene. Dimmi tu come sto. Perché sono entrato in spogliatoio perché avevo freddo. Ho preso una maglietta. Adesso perché stai così che fa vedere? Sì, sei più grosso di prima. No, un po' freddo. Sei più grosso di prima. Sì. Questo no, anche il cambiamento. Più grosso. No, sei più no, grosso. Sto allenando tanto. Quella è domanda più importante. No, domanda no, però in questa età è fisicamente come stai. Perché secondo me più età che vai, più... sei più debole fisicamente, perché è quello che perdi. Ma se io ti dico che fisicamente sei meglio di prima? Molto meglio, ma anche... lo dico anche io. No. Lo dice anche lui e tu l'hai visto nello spogliatoio. No, quello mi ha fatto impressione. Sì, perché lui è sempre stato alto, grosso, sempre avuto le gambe molto grosse. Sopra, paradossalmente, non aveva... molti muscoli, è impressionante. Ma dimmi che hai chiamato qualche ex compagno per sapere la percentuale esatta di partitelle vinte. No, purtroppo era abbastanza vero. Quindi ha fatto più 99 vinceva. Poi in partitella, figurati,
E quando sei stanco un pochino, lui, animale così, faceva la differenza. 90-95, come sempre, lui la... No, però tu dici che ti piaceva giocarci contro, quindi tu... Cioè, giocare contro, però vincevi... Sì, vincevi poco, oggettivamente vincevi poco. Contro di lui vincevi poco. Adesso a parte tutti gli scherzi, perché noi ridiamo, scherziamo e... No, no, invochiamo simpaticamente, però la realtà... determinante e decisivo nel creare poi anche... alzare la competitività, creare, migliorare sì. I compagni, tutte quelle cose. Quello è vero, però la forza sua, il suo modo di essere forte, decisivo, determinante negli allenamenti era evidente, in pochi, Marco, dai, cioè, voglio dire, giocatori di questo livello, della capacità sua di incidere in ogni momento dell'allenamento, oggettivamente ce ne sono pochi, secondo me, cioè che sono capitati lì, ce ne sono indubbiamente, ma come lui per l'impatto fisico e tecnico nel mondo, secondo me, sono veramente pochi. Nei miei personalissimi highlight di questo incontro, nei primi 3-4 posti c'è: se accetto un passaggio sbagliato, no. Se chiedo tanto, sì. Se non ti alleni bene ti dico qualcosa, sì, con espressioni che solo Adriano Celentano potrebbe replicare, cioè con una mimica anche facciale clamorosa. Veramente, cioè, massacrava chiunque sbagliasse anche il più semplice degli appoggi. Sì, poi dopo lui diceva che trattava tutti allo stesso modo. Ed è vero, il problema è che è lì che magari il ragionamento... Cioè che qualcuno, chiaramente non tutti reagivano nel modo giusto, cioè nel senso che poi qualcuno magari poteva subire... come era normale che fosse la sua personalità, se ne sbatteva, non è che lui, cioè lui partiva quando li ammazzava, cioè li ammazzava, beh, cioè, però era... No, è bello, stai facendo capire un sacco di cose delle dinamiche di spogliatoio che adesso appaiono molto più, cioè, più chiare anche in dinamiche che magari non si conoscevano così bene. Adesso non lo so, però la sensazione anche rivedendola è che lui fosse, anche facendola, lui fosse molto sincero, anche quando dice accetto un passaggio sbagliato, la faccia, secondo me, non è di chi sta recitando, è di chi dice proprio certo. Così, cioè non ce n'è. Fai vedere strada e ti seguiamo, e noi seguiamo, sì. Continuiamo con la terza parte in cui parla anche del Milan di adesso, vediamo. Da me ogni più anni che passa il giocatore cambia anche come gioca, cosa riesce a fare, che... cosa è capabile di fare. Poi abbiamo anche un misto che chiede giocatori di giocare in un certo modo anche. Quello è il modo che giochiamo adesso. E ti piace? Sì, sì. Mi dà, c'è un bel balance e mi mette in campo e secondo me ha trovato un modo per far uscire massimale da mia qualità. E mi mette in condizione che riesco a giocare per fare quello che è il migliore modo per aiutare la squadra. Ma ti chiede le cose, sì? Tanto. Parla sì, con sì. Te. Sì, sì. Ah, per la squadra? No, mi chiede come chiede tutti gli altri. In modo, se mi chiede tanto di me, cioè, di ti fare coinvolge, ti coinvolge anche, cioè, le stai giocando tutte. Ti sta coinvolgendo in questo, sei tu che le vuoi giocare tutte? È normale che voglio giocare sempre, però ogni tanto lo dico, forse è meglio riposare, lui no, non devi giocare. Per esempio in Europa League mi ha detto no, fai 45 e vai fuori. E tu sì? Lo rispetto e se serve il mio servizio sono disponibilità, no? Devo fare questa cosa perché ho una responsabilità di fronte ai compagni. Poi loro mi rispettano tanto e lo aiuto. Tu lo senti tanto, questo senso di responsabilità? Tanto, sì, sì, tanto. E mi piace, questa situazione mi piace. E questa squadra secondo te dove può arrivare? Cosa pensi? Vediamo, squadra ha tanto fame, ha tanto voglia, poi stiamo facendo bene. Secondo me non c'è sogni o obiettivi, invece lo giochiamo una partita a volta. E non ci sono obiettivi secondo te? Non avresti secondo voglia me, di... Va bene, io ce l'ho i miei obiettivi, però squadra come collettivo fare meglio possibile, ovvio. Fare meglio di anno passato, ovvio. Però secondo me non c'è che parliamo e dobbiamo arrivare là o così.
è una volta, una partita a volta e poi, perché la squadra è molto giovane, poi non hanno avuto questo feeling di vincere qualcosa, per quello secondo me non hanno questo pensiero di obiettivi. È vero anche che non bisogna adesso rilassarsi o pensare va bene, tutto ok, invece bisogna continuare. È quello dove entro io, che non devi essere soddisfatto, devi sempre continuare, perché l'ultima partita non è importante per la prossima partita. Perché se tu fai un altro risultato per prossima partita, nessuno si ricorda di ultima partita. Tu sei forte come ultima partita, prestazione di ultima partita. È quello che dico, che ha tanto fame, tanto voglia. Poi sappiamo che squadra non è come Inter, Juventus, che hanno tanti giocatori disponibilità per fare tante cose. E noi abbiamo una squadra giovane. C'è qualcuno che forse non è pronto per giocare tutte le partite, un altro che manca qualcosa, però... Poi ci sono giocatori che sono cresciuti tanto, da un anno a questa parte. Sì, giocatori... però non sono abituati con questo programma che sta succedendo adesso. In senso che dobbiamo vincere se vogliamo qualcosa. Una cosa è giocare le partite, un'altra è che devi vincere per arrivare a obiettivi. Quello che dico io. E non sono abituato di questo. No, io non voglio, no, non voglio. Perché se noi entriamo in una partita, per esempio, adesso lo diciamo, oggi dobbiamo vincere per forza, se no non... Questo momento è arrivato quando abbiamo giocato per entrare in Europa, Europa League. Allora... Pressione tanto, allora hanno iniziato a giocare per qualcosa. Oggi dobbiamo vincere, se no siamo fuori. È quello che dico, hanno un po' esperienza, però non sono abituati. Sì, però questa squadra qui, realisticamente, cioè, arrivare fino in Champions potete fare. Come è un gruppo costruito fino adesso. Sì, anche per come è cresciuta questa squadra qui. Secondo te può puntare, adesso non mi interessa Scudetto, quelle robe lì, non però un posto per arrivare in Champions, è una squadra che può starci lì? Penso di sì. Penso di sì, dopo che ho giocato quanti mesi? 6, 7, 8 mesi qua, penso di sì. Come siete pronti, siete? Però non è solo qualità, talento che conta, è tutto il sacrificio, tutto il lavoro che fai, tutto disciplina, tutti questi piccoli dettagli che fa la differenza. Il tema scudetto obiettivi è quello su cui ha tenuto il profilo più basso. Perché secondo te? Non so, però la sensazione è che lui in questa squadra creda. Secondo me non ha... Lui è consapevole, ha parlato tanto di pressione, ha parlato tanto di quanto sia differente giocare una partita per stupire e di quanto poi giocare una partita per vincerla. Mari ha anche un suo modo per non mettere troppa pressione, certo. Ma io dubito, noi non ho avuto la prontezza, Mari, quando lui dice vi ho un obiettivo personale. Secondo me il suo obiettivo è di portare questa squadra... Io volutamente non ho incalzato sullo scudetto, anche se secondo me ormai tutti noi sappiamo benissimo che questa squadra può lottare perché si è guadagnata sul campo la possibilità perlomeno di essere considerata una delle pretendenti, perché lo può fare, sta dimostrando di essere la migliore fino adesso. Quindi non vediamo perché non possa esserlo fino alla fine. Secondo me questo lui lo sa. Lui lo sa, però ha paura probabilmente che alzare l'asticella, certo, possa influire sulla gente, ma secondo me lui lo sa, come lo sappiamo noi. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo per la seconda parte di questo incontro. Ibrahimovic-Ambrosini, a più tardi. Obiettivo. Oh, avete rovinato mio casa, oh. Questa è casa mia, no? Casa tua. Okay. Per il momento è casa mia, tu sei adesso mio guest. Dimmi, che cosa vuoi sapere? Tutte le segreti? Se ti lo dico, tutte le segreti. Segreti di cosa? Non va bene, così hai più Ibra in mondo e non esiste un secondo Ibra. Dimmi, cosa che mi vuoi dire? Non dimmi ti dico niente, tu fai domande e io cosa rispondo. Cosa che vuoi fare? Fai un po' di domande anche adesso?
Le ascoltiamo? Ascoltiamo domani era risposte carico, segreti? Era carico. Molto carico. Molto carico. Quando si è seduto, che sembrava tranquillo, si è seduto, si è scaldato. Ripartiamo. Qua si parla anche di Last Dance, a proposito Last di 23. Dance. D'accordo con me se ti dico che se tu trovi persone in un gruppo che ti dicono sempre di sì, o ti dicono... Non mi piace. Non mi piace. Non deve essere così. Perché come ho detto prima, non è che ho... Sembra che sono un boss o un presidente, ma la situazione non è così. Sono me stesso e poi si discute. Se no, non va bene avere persone che sempre dice sì e non fa un espresso, express themselves, Di dire... Esprimono le loro opinioni. Sì, perché secondo me è importante. Se no, come fai per stare bene? Devi trovare un modo... Ma il confronto è importante. Confronto molto è importante. Last Dance l'hai visto? Last Dance. Last Dance. Sì. E? Mi piace. Perché? Perché di me hanno detto tanto che è difficile giocare con lui perché è molto aggressivo, molto forte nel suo... Questo chi dice? La gente dice? Che hanno giocato con me. Quando ho lasciato una squadra ho sentito tante fare interviste così. Con lui non è facile, ti attacca così... Poi quando è uscito Last Dance ho detto è esempio perfetto, è tutto un mentalità vincente che fa tutto per vincere. Non dico che sono Jordan, solo il modo di lavorare, fare cose per vincere, è un mentalità differente. Qua non dico che vado in giro a baciare tutti, dai va bene raga andiamo, no sono più... Metto tanto pressione, chiedo tanto, sì. Se accetto un sbaglione, pallone sbagliato, no, non lo accetto. Perché quando siamo a questo livello, ovvio che siamo tutti qua per fare una prestazione. Poi quando giochi in Milan si chiede tanto, perché qua devi vincere. Se non vinci, portano un altro per vincere, è normale. E facciamo il mio mondo, faccio tutto per vincere. Poi quando sbagli, è normale, il mondo funziona. Quando fai qualcosa bene, quante volte senti che è positivo o bene? Non tanto, perché il mio mondo è normale. Quando tu fai, per esempio, un passaggio bene, per me è normale. Perché se non lo fai bene, non devi essere qua. Se tu sbagli, è normale che lo senti. Ma c'è un momento in cui, secondo te, per questa cosa qui, uno rischia di esagerare? Cioè esagerare nel pretendere qualcosa dai propri compagni. Sono ancora qua, ho vinto quello che ho vinto, c'è un motivo. Poi è un mondo molto... è tanto pressione essere a questo livello e non tanti riescono a capire questo perché non tanti riescono a stare a questo livello in lungo. Ho riuscito a stare tutta la mia carriera in livello top. Uno lo prende male, uno lo prende bene. Però secondo me quando sei a questo livello o mangi o ti mangiano. E io ho scelto di mangiare. Aveva fame, aveva. In questo slogan c'è tutto Ibra però. Ho scelto di mangiare. Ah, ma in tutto, sai, Last Dance secondo me è... senti parlare Jordan senza fare... È lui comunque. È di chi vuole vincere e può passare sopra tutti, non pretende che gli altri sbaglino, comunque non pretende che gli altri non mettano lo stesso impegno che ci mette lui. Poi lui, secondo me, su questo argomento potrebbe dire un sacco di cose. Io volevo stimolarlo sul fatto che ci sono anche dei giocatori che hanno giocato con Jordan, che come lui poi ha detto, giocatori che hanno giocato con lui che dicono non ce la facciamo più. Certo. Però poi, secondo me, come per i giocatori di Jordan, anche chi ha giocato con lui poi rivaluta tutto quello che è successo durante il periodo. Riconoscono il valore esatto del suo lavoro e del suo essere. In questo prossimo blocco Ibrahimovic torna anche su quanto accaduto dopo quel Sassuolo-Milan, ricorderai, alla fine dello scorso campionato, in cui ci fu la conferma di Stefano Pioli e lì si parlava anche della possibilità che confermasse e che rinnovasse. Lì si è aperto molto, Lì si è aperto molto. Ascoltate. Ti vivo quando smetti, cosa vuoi fare? Cosa vorresti fare? Hai idea? Non lo so, vediamo. Ho due figli. Ripeto, due viti
in un'altra vita. Ma con i tuoi figli come sei? Sei così... Metto pressione, sì. Strano, non l'avrei disciplina. Detto. Disciplina. Non pensavo. Ah, no. No, no, metto disciplina, perché secondo me devono capire come funzionano le cose. E come funzionano? Disciplina, rispetto, sacrificio e lavorare tanto. Piccoli dettagli che ti costruisce. Allenatore? No, non penso. Perché secondo me essere allenatore è una cosa stressante. Sei molto stressato. Soprattutto quando sei stato un calciatore e poi sei in fianco campo, dare comandi a altri o di fare cose e non riescono a fare e tu hai fatto per tutta la vita, non lo so se riesco. Però non dico no e non dico sì. Per me, secondo me, è troppo stressante. Anche perché 2 o 3 anni ancora giochi, no? Fino a che posso continuare, stare bene, secondo te. Perché adesso non è... Quando sei più vecchio, hai più età, non è che si parla qualità. Si parla solo come stai fisicamente. Se sta bene fisicamente, ce la fai. Come Totti. Totti, se stava bene fisicamente, continua. Ma vale per tutti. Non è che lo manca qualità o qualcosa. Se uno è nel condizione di ritmo, di fisico che c'è, come si gioca il calcio, ce la fai. Quello è la cosa importante. Non è che perdi qualità. No. Impossibile perdere qualità. E fisicamente come stai? Se ce la fai fisicamente o no? Il problema è che alcune volte i giocatori non si rendono conto. Quello è un'altra, quello è ego. No, quello è ego. Che non accettano che è finito. Che non accettano, no, non accettano che non ce la fanno quello che facevano prima. Ma quella è la differenza. Quello è quella differenza, quello sta lì. È un'altra cosa. No, è quello, perché tu certe volte puoi avere una sensazione di te stesso che non è vera. Bravo. No, quello è ego. Sì, è anche. Perché vai su ego, perché pensi ancora che sei più forte. Pensi ancora che ce la fai e non sei realistico che dici forse non lo faccio con questo ritmo, forse non sto bene come prima. Quello è tutto ego e non ce l'ho questo ego perché sono realistico. Perché sono andato in America? Perché ho detto voglio iniziare da zero dopo infortunio. Forse non riesco a fare cose che facevo prima a Manchester United. Ho detto a Mourinho non mi convocare più. A tutto rispetto, non è Ibra da prima. Allora ero realistico verso di me. Allora mio ego è sceso, sì. Ho detto, non è Ibra da prima. E sono andato in America a iniziare da zero e non lo so cosa mi aspettava. Però dopo 2 anni mi sentivo vivo. Allora ho detto, torno in Europa e vediamo se riesco a fare o no. Per quello ho firmato 6 mesi, per vedere se riesco a fare o no. Ho una visione. Ho mia fiducia, poi tutto è risultati in campo. Una cosa è avere visione e fiducia, però se tu entri in campo e gente inizia a dire non ce la fai, però va bene. Non è anche tanto importante che gente dice, perché non devi essere convinto da altri di cose, non devi essere influente da cose da fuori. Invece devi avere questa fiducia, però sono realistico. E quello dico, questo è tutto ego. Poi secondo me poi quando tu sei tornato la prima volta, i primi mesi che hai fatto, non stavi benissimo, non stavi bene, te ne rendevi conto. Perché il campionato già 2 mesi prima è finito in America, perché non siamo andati a playoff. No. Poi è finito playoff. No, tu sei arrivato qui, secondo me che non è, era un mese che non ti allenavi. Sì, qualcosa così, perché il campionato in America era già finito. Poi un altro gioco là. Ci dura un po' per entrare nel ritmo. Ma invece poi finisce il campionato, viene confermato Pioli e tu scegli di rinnovare il contratto. Lì hai avuto qualche... Non l'ho scelto. No. Ti dico com'era. Pioli mi chiedi cosa vuoi fare. Secondo me no. Chiedilo. Ho detto no, non continuo. Secondo me basta, ho detto. Perché? Basta. Perché non ti sentivi di fare... No, perché dicevo...
quello sacrificio che devo fare. Poi famiglia, famiglia è più importante, che famiglia deve, vive in Svezia e io sto qua da solo. Ho detto per 6 mesi va bene, però se faccio un altro anno come questi 6 mesi, no. Allora ho detto a Pioli no. Lui ha detto ok, ti rispetto, va bene. Il giorno dopo ho detto... Cominciato a sentire qualcosa? No, lui ha detto, no, lui mi ha richiamato, abbiamo fatto un'altra riunione qua fuori campo, mi ha detto no, non è così semplice. Perché? Ho detto no, dico ieri, era troppo facile, ti ho lasciato troppo facile. Ha detto no, tu devi rimanere. Se tu non rimani qua sarà un'altra cosa. Allora inizio da là. Ho detto, mister, ho deciso e vediamo. Poi dopo un tempo passa, se va in vacanza. Poi avanti, dietro, lascia stare il contratto, che non è importante, perché contratti a questa età non è importante e non mi serve il contratto, mi serve solo rispetto e value. Valori nella situazione. E cos'è che è cambiato allora? Per esempio, tu eri uno di loro che hai solo di perdere, hai detto, no? Come? Tu eri uno di loro? Io pensavo. Tu sei arrivato, hai ridato dignità, perché tu quello che hai fatto i primi mesi hai ridato dignità a una situazione che era messa male. Vuoi ancora un po' di te? Va bene, dai, continua. Poi dopo... Riscaldami con queste domande. No, non fare... Perché tu, io ero uno di quelli che... No, io pensavo che in una situazione del genere, per te, parlando... Io dicevo, tu sei arrivato qui, hai fatto quello che dovevi fare. L'hai fatto anche molto meglio probabilmente di quello che pensavi. Da qui in avanti l'asticella si alza. No, sarà differente. Sarà molto differente. Bravo. Tant'è che... Però anche tu eri queste cose mi... Però lì per lì probabilmente per la famiglia hai detto di no. Ma poi no, non la lo so, sfida dimmi. È bella. Ho detto la sfida è più difficile. Quindi il giorno dopo cosa succede? Cominci a dire magari ce la faccio anche stavolta. Ma no, sono arrivato anche in un momento dove dicevo regret, rimpianti. Non voglio avere rimpianti dopo di dire dovevo continuare. Quindi comincia un po'. Quello feeling cresce. Allora ho detto, ho chiamato Mino, ho detto dai, chiudi tutto e parlo con famiglia e se va avanti. Però al fine campionato ho detto, quando lui era confermato, ho detto a lui no, prossimo anno non sto qua. Cosa lo ha convinto alla fine? La voglia di giocare, la voglia di rimanere qui, la voglia di alzare il livello. E quando si alza il livello, vedi, come ho detto, il regret, il rimpianto, la paura poi di andare via, avere il rimpianto. No, si sta qui e si fa sta roba. In quei giorni tu lo hai anche portato per la prima volta a vedere il Duomo di Milano. Basta andare sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic. Ecco, questa è la foto, l'ha scattata a che ore? House of Lord, cos'è che aveva scritto? Sì, House of the Lord. Ci ha messo più tempo a capire cosa volesse scrivere, giuro, ci ha messo... Sì, eh? Sì. E lì era importante quello che scrivevo. Adesso si parla anche di questo, del suo rapporto con la città e ovviamente del suo futuro, partendo da un infortunio, il più grave che ha subito in carriera, a Manchester quando giocava nello United. Vediamo. C'era pensiero quando ero United che forse, perché ho detto sempre che devo smettere al top, allora c'era pensiero, forse devo smettere, perché ero all'età 35, 36, basta, adesso... Entro in un nuovo chapter nella vita, con famiglia e così. Quello era prima infortunio. Dopo infortunio ho detto, devo continuare, quando ho tornato in campo, sentirmi vivo e quando giocavo come giocavo prima, ho detto, devo continuare fino a che posso giocare e devo essere ringraziato di calcio. Perché senza calcio chi sono? Hai paura di cosa succede dopo? Perché quando non fai più di quello che hai fatto per 20-25 anni, non è facile, è
molto difficile. Hai paura? Paura no, però non so cosa mi sta aspettando. Sei pronto? No, perché mi sento troppo bene. Quindi l'anno prossimo torno qui e ti faccio un'altra intervista? Cioè, ho qui o un'altra parte, però continuo a giocare fino a che posso giocare. Poi a questo livello gioco fino a che posso fare qualcosa. Mm. Perché se non posso portare risultati, non voglio, ma lui è là perché Ibrahimovic o questo. No. Per quello quando ho firmato per Milan prima a gennaio, ho detto facciamo 6 mesi. E poi rivediamo. Ma per voi e per me, non lo so come sto fra 6 mesi. Era per essere onesto per loro e per me, perché fra 6 mesi non lo so fisicamente se sono ancora qua. Però abbiamo... sei cambiato, Benedetto, sei cambiato, sei diventato più forte e tutto, quindi c'è tutto per continuare, o no? Bevi un po' te. No, non bevo il tè, ma ho già bevuto, sennò già bevuto. Non riesci a rispondere? Dimmi. Ti ho già detto, hai capito la domanda, far finta di non aver capito la domanda. No, non l'ho sentito, pensavo altre cose. Stai concentrato. Vedi che sono... Ho detto, nervosi, siccome sei forte, no, sei tu che stai diventando nervoso adesso, stai... No, questo è abito di calciatore. Tanto a Milano stai bene, no? Molto bene. A parte vedere il mi Duomo che ancora... Famiglia. A parte vedere il Duomo mi manca che... manca famiglia. Allora porti l'anno prossimo. Non è facile. Questa è la prima volta che vado a un club senza mia famiglia. E non mi va complicato. Bene. Complicato. Non mi va bene. Però... Milano stai bene. Come sono mentalmente, ho obiettivi... E punto i miei obiettivi, per quello riesco a fare senza famiglia. No, senza famiglia no, che non sono vicino. Cioè c'è un obiettivo importante che ti toglie... Sportivo, che mi toglie questa mancanza di famiglia. Poi a Milano stai bene. Se sta bene. Anche poi se siamo no... in un momento molto particolare con questo... Ma dimmi un po' del Covid, Covid com'è stato? Di lockdown, di questa cosa, perché... Perché quando sono arrivato a gennaio ero a Milano meglio di Milano 10 anni fa, perché è successo tante cose, cresciuto ancora di più, più internazionale. Poi è entrato questo Covid, allora mi dispiace perché la città secondo me soffre tanto senza turisti così. Perché ridi? No, perché parli di Milano, è bello parlare di Milano, però non avevi mai visto il Duomo. Ti ricordi? Con te, prima volta, dopo 8 anni, no? Hai fatto la foto più bella del tuo profilo, te l'ho fatta io. L'importante è che Duomo vede me, no? Che io vedo Duomo. Ma come fai? Ma non ti manca sta cosa qui? Quando hai visto Parigi, Barcellona, Milano, di andare un po' in giro, non... Non mi interessa, perché faccio io la storia, non guardo altre storie. Posso tirarti il tè, definitivamente? Oh, fai domanda, rispondo. Se non ho detto, ce la fai... No, ma non ti manca, ho detto se non bevi ti un po' manca. Di te, ti vedo un po' meno lucido. Attaccami allora, un po'. È troppo positività qua, non mi piace. Mi piace un po' casino, un po' di problemi così. Perché adesso è troppo facile per me. Quindi? Mi piace più che se mi attaccano. Quindi devi far qualcosa. Così cresco ancora di più e... Non hai più stimoli, quindi? Ce l'ho, perché vado su esperienza, però mi serve più... Adrenalina? Più adrenalina. Quindi, domani, prossimamente, dai qualche scarpata a qualcuno, vediamo. No, così non posso. Sono esempio della squadra, non posso fare questo. Però mi deve... Ti deve qualcosa stimolare. Voglio che succeda, perché mi carica. Che sensazioni ti hanno lasciato tutte queste risposte sul futuro? Cosa farà? Secondo me rimane. Secondo me rimane. Però dipende molto dalla famiglia, Marco. Quando parlava della famiglia era... Sai, dopo gli piace fare... Però quando parlava della famiglia era serio. E quello è una discriminante notevole. Cioè, i figli grandi vanno a scuola. Cioè, quella è una scelta futura, una roba che peserà. Una versione più lunga, addirittura ancora più ricca e completa di questo incontro andrà in onda durante le feste natalizie. È stato per me un bellissimo incontro, mi ha fatto capire un sacco di cose.
anche del perché in molti e molti compagni si getterebbero nel fuoco per uno così. È stato bello vedervi raccontare, commentare tanti aneddoti che hanno riguardato la vostra vita, dinamiche di spogliatoio che non conoscevamo. Ti è piaciuta? Cioè, cosa mi è piaciuto, anzi ringrazio voi in generale per avermi dato questa opportunità, che al di là di tutto è stato veramente interessante. Ringraziamenti ai ragazzi della produzione, sì, perché al di là dei contenuti che poi ognuno può decidere, il lavoro che hanno fatto a livello di inquadrature, di montaggio è stato eccezionale, quindi grazie a loro e grazie a voi perché comunque mi avete dato un'opportunità bella di crescita ed emozionante. Andiamo a vedere il Duomo? Fa freddo, prossima volta. Prossima volta. Grazie, ciao. E alla prossima, ciao. 23. Ti faccio diventare famoso con questa intervista, non lo so, Giuro che il prossimo ti tiro il tè caldo nella faccia. Lo sai che ho ragione, però ti voglio bene. No, senti, io ho ragione se dico che se tu... Metti qua, oh. Ma stai... Se voglio bere, mi lasci stare, freddo. Mi lasci stare che voglio bere il tè. Oh, sei a casa mia, Tu sei ospite adesso. No. Capito? Anche se non gioco più qui, questa sarà sempre casa mia, ricordatelo. Quando ti apro la porta entri.